uscite con una soluzione che diciamo vi trova tutti concordi. Per il momento non si va avanti con il progetto di trasferimento di competenze, ma si apre un tavolo a questo punto. Praticamente la delibera del dimensionamento scolastico che verrà consegnata alla Regione Toscana lascia, diciamo, la fotografia attuale, quindi senza modifiche, e questa mattina abbiamo presentato in conferenza zonale invece una diciamo, proposta di proroga del percorso di concertazione, visto che anche per un errore tecnico della segreteria tecnica del Comune di Montevarchi, presidente della conferenza zonale, è stato saltato il passaggio appunto di concertazione con gli istituti comprensivi, passaggio formale che doveva essere fatto dalla conferenza zonale. Per cui anche a seguito di questo, ma soprattutto a seguito anche delle tensioni purtroppo che si sono verificate e hanno preso anche delle pieghe politiche, diciamo, sbagliate, totalmente sbagliate, perché tutto, ricordiamocelo, è stato fatto con la necessità di mettere tutti i bambini del nostro nuovo comune Fuso di Laterina per Genova Valdarno, sotto un'unica direzione didattica, perché i nostri bambini hanno sicuramente il diritto di avere un'offerta formativa il più omogenea possibile su tutto il nostro territorio. Quindi siamo partiti da una ipotesi di trasferire i plessi del comune sotto la direzione didattica di Bucine, proprio su una indicazione tecnica che mantenesse in piedi tutte le autonomie scolastiche. Ecco, la soluzione che abbiamo presentato, che quindi rimane agli atti, quella di passare tutto sotto Bucine, verrà comunque integrata con un percorso di concertazione che parte oggi. Abbiamo fatto richiesta formale alla conferenza zonale di far partire un calendario di incontri con tutti gli attori, che siano per primi gli istituti comprensivi, ma anche con i sindacati e tutto il mondo scuola, che andrà avanti, e alla fine del percorso ci ritroveremo appunto a votare con un voto politico questa nostra decisione e questa nostra necessità.